Allora, buongiorno, pronto? Ecco. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, io ci tengo in apertura, ovviamente ci sottoponiamo anche le vostre domande, sottolineare e ringraziare Ylva Johansson, la commissaria europea agli affari interni, la ringrazio perché non è scontato e non era la prima volta, credo, insomma, che succede. Il commissario europeo viene qui a Lampedusa e quindi noi lo prendiamo come un segno, ecco, si parla spesso un po' di vicinanza dell'Europa, anche proprio dell'Italia e di Lampedusa, insomma dei paesi di primo arrivo dei migranti, e la presenza di Ylva qui ed è una presenza concreta che ha visto, è stata preceduta e verrà seguita anche da atti concreti che la Commissione europea sta ponendo in essere per supportare l'Italia in questo delicato compito di essere paese di primo ingresso, soprattutto di paesi che ha una frontiera marittima con tutto ciò che ne consegue, anche nella gestione proprio della frontiera marittima. Quindi io voglio partire da questo ringraziamento. La cosa mi fa doppiamente piacere, come dicevo, non in un attimo. Good morning everybody. I wish to thank you in the very first beginning and to stress my personal thanks to Commissioner Ylva Johansson, European Commissioner for Immigration, and thank her especially for the fact that it is the first time the EU Commissioner comes to Lampedusa in person to see concretely what the actions are done and the support that Italy receives as a sea border of the European Union. E abbiamo avuto, come sapete, meno di un mese fa un negoziato importante in Lussemburgo. Il ruolo della Commissione è stato determinante per raggiungere un negoziato accettabile anche per le posizioni dell'Italia su quelli che sono i temi della gestione anche in chiave europea della frontiera esterna. As you probably know, a month ago we had in Luxembourg reached an agreement on the management of the of the borders of the European Union. È una sfida molto importante, è una sfida in cui l'Italia vede veramente l'Europa concretamente al suo fianco, anzi è impegnata in maniera diretta. È una sfida che ci impegnerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non esistono soluzioni miracolose, diciamo così, esauribili in pochi giorni o diciamo con effetto immediato, ma stiamo costruendo un qualche cosa che possa consentire nel futuro prossimo anche dei nostri cittadini una gestione più ordinata di questo fenomeno che mette insieme tante cose, mette insieme aspetti umanitari ma anche aspetti sicuramente securitari, quindi di contrasto all'ignobile traffico di esseri umani che purtroppo è ancora molto attivo e molto presente. It is a very important challenge that Italy has to face and is supported by the European Union. Of course, this will take months, years, and there is no miracle we can do in one day. But we are trying to build an orderly management of this phenomenon, not only from the humanitarian point of view, but also from the security point of view, because traffickers are very strong in this business. Ecco perché chiudo e poi lascio la parola a Ylva. Per quanto riguarda noi, ecco, ci tenevamo anche a dare un segnale tangibile della fatica che fa l'Italia. Io ringrazio anche il sindaco di Lampedusa e le autorità locali per l'impegno, la collaborazione e la sofferenza che ci mettono anche nella gestione di questo luogo di arrivo, di questa porta dell'Europa, ma quindi al di là di ogni collaborazione, regolamentazione che riguarderà per il futuro questo fenomeno, noi rimaniamo sempre convinti che uno dei principali versanti di azione dovrà essere quello di combattere senza alcun condizionamento quelli che sono i traffici internazionali di esseri umani, e quindi questo sarà sempre al primo posto, questo non si vedrà qui o non si vedrà solo qui, ma sarà sempre al primo posto, e so che è un obiettivo anche della Commissione europea e dell'Unione europea, vuole condividere con l'Italia.
And the last thing I want to say it is that we are here to give a strong, tangible signal of the efforts that are made here and the contributions that all the authorities and the organization are doing, the mayor and all the others that are doing their best. And it is a very hard work to fight traffickers in human beings, and they have to be fought without any type of objection, because this is the first objective, not only for Italy, but also for the European Union. I give the floor to the European Commission, Eva Johansson. Thank you very much. Do you hear me? No? Yeah. So, good morning. Thank you very much, Minister Piantedosi, dear Matteo, for hosting me here. And I must say that my first message is thank you, and I'm extremely impressed what you are doing here in Lampedusa, a small island with under such a pressure. And what we see here are such a huge efforts from local community, from UN organizations, from the NGOs, from the EU agencies, and from the government, of course, and the authorities. And can I also specially thank the Coast Guards and the police, what they are doing on a daily basis to rescue lives. Buongiorno. Ringrazio in particolare il Ministro Matteo per il messaggio e lo voglio ringraziare. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano qui. Sono particolarmente colpita dal lavoro che viene fatto quotidianamente sotto pressione da tutti quanti, tutte le organizzazioni, dal governo e da tutti coloro che lavorano per dare condizioni migliori alle persone che arrivano. E voglio ringraziare in particolare la Guardia Costiera e la Polizia. And Italy is under huge pressure. We've seen a huge increase of irregular arrivals. Already this year, I think 65,000 or even more, many of them arriving here in Lampedusa. I must say that the Italian government and the new laws that you have passed and the way you are dealing with this is really commendable. I think you are doing a great job. And here in Lampedusa, I have seen now how the Red Cross has increased the conditions in this center in a very short time. So I think that we are seeing a lot of real impressive work being done in Italy overall, and not especially here in Lampedusa. L'Italia è sempre sotto una fortissima pressione migratoria e quest'anno è cresciuta moltissimo. Sono arrivati finora più di 65.000 migranti e molti di questi 65.000 sono arrivati qui a Lampedusa. L'Italia sta combattendo in tutti i modi, ha anche varato una nuova legislazione. Ho visto quello che ha fatto la Croce Rossa, ha migliorato le condizioni di questo hotspot in pochissimo tempo. My second message is that this is not only an Italian challenge. This is a European challenge that needs a European response. You are not alone. Il mio secondo messaggio è che questa non è solo una sfida italiana, e si tratta di una sfida europea. Non siete da soli. And we can have seen it here, we can see it on a daily basis, where we have the EU agencies present here, a lot of people from Frontex,
from European Asylum Agency, from Europol, that are working together with your personnel, together with the different stakeholders, and are doing a great job together. This is an important support from the European Union, but of course we are also doing more. We are supporting financially, and we are now looking into additional financial support for Italy and for Lampedusa. Vedo che qui quotidianamente lavorano accanto agli italiani che sono qui allo hotspot, anche le agenzie europee, Frontex, Europol e tutti gli altri soggetti che si occupano di questo hotspot. L'Unione Europea già sta facendo qualche cosa e vuole fare di più dal punto di vista finanziario, al più presto possibile. But this is not enough. We need a European legislation to Europeanize the whole migration and asylum reception and procedures. And we made a huge breakthrough a few weeks ago, as you mentioned, Matteo, in Luxembourg. And can I also here thank you personally for the very important role you played to get this agreement done. And I'm very pleased that we could see last week in European Council the huge and stable majority support for our agreement. This is the way forward. No member state should be left alone. When we are facing migration challenges, we should deal with this together. Because when we are united and when we support each other, we are so much stronger. No member states can manage migration alone. And the breakthrough in the Council a few weeks ago was a very important step. I'm convinced that we can conclude the whole migration pact on migration and asylum before the end of this mandate and have a solid legislative base for a better managing of migration and asylum. Ma certamente non è sufficiente se non supportato da una legislazione europea, e qualche settimana fa c'è stata veramente una svolta. A Lussemburgo abbiamo potuto varare una prima parte di una legislazione, un primo accordo molto importante, e ringrazio Matteo per quello che ha fatto, e abbiamo raggiunto un supporto stabile, con qualche piccola eccezione. Nessuno Stato membro deve essere lasciato solo ad affrontare questo fenomeno da solo. Se uniti noi siamo molto, molto più forti. Nessuno Stato membro può essere lasciato da solo. E il nostro mandato, raggiunto poche settimane fa, è un importante passo in avanti. Si tratta di una legislazione solida che ci dà una base solida per andare avanti in questo settore. And my third and last message is that we need to work very close with countries of origin and transit. This has been the message since the first day you took office, Matteo, but this has also been a long-standing Italian position on migration. And I think that after the endorsement that we had in European Council and the agreement in our Council, we can see that this is now the EU policy, that we should work very close together with countries of origin and transit. Because migration is normal. Migration has always happened, will always happen. This is part of the humanity. But we need to manage migration in an orderly way. And that we need to do together with partner countries to prevent the smugglers from sending people. They're not sending them from Europe, they are sometimes sending them to death, to hell. And this need to prevent it. We always need to save life. But we also need to invest in proper conditions in third countries and in legal pathways, both for those that need international protection and for labor migration. And in this, prioritizing this, Italy is a real great partner. Grazie.
La terza cosa che voglio dirvi è che c'è bisogno di lavorare insieme ai paesi di origine e di transito. E questo è un messaggio che in realtà il ministro Piantedosi ci ha dato dal primo giorno in cui ha assunto la sua carica. Si tratta ora di una politica dell'Unione Europea e bisogna lavorare con paesi di origine e di transito, perché l'immigrazione ci sarà sempre, ma bisogna arrivare al punto di gestirla insieme a quei paesi che sono l'origine e il transito di questi flussi migratori, e dobbiamo insieme a loro combattere i trafficanti di esseri umani. Dobbiamo investire di più per migliorare le condizioni in questi paesi, e l'Italia sta facendo sta svolgendo un grandissimo ruolo in questo. And for Italy and for Lampedusa specifically, the relation with Tunisia is of course of the utmost importance. And I think there was a great success with the recent visit with your Prime Minister Meloni, together with my President von der Leyen and the Prime Minister of the Netherlands, Rutte, to Tunis. And we are now negotiating and finalizing the Memorandum of Understanding. And it's important that we can have an even closer cooperation with Tunisia, who is a core partner for us. Per l'Italia sono molto importanti per l'Italia e per Lampedusa in particolare, sono molto importanti le relazioni con la Tunisia, ed è stata di grandissima importanza la visita che il Presidente del Consiglio Meloni insieme alla Presidente von der Leyen e il Primo Ministro olandese Rutte hanno fatto in Tunisia, ed hanno lavorato per raggiungere un memorandum d'intesa che renda più possibile la collaborazione e più vicino il traguardo che abbiamo in testa. So to conclude again, thank you Matteo for hosting me here, and my main message is, first, I'm impressed what I see here in Lampedusa, what you have been doing as a country to manage this challenging situation. A great thank you to all those involved in managing this challenging situation in such a good way. Second, you are not alone. This is a European challenge that needs a European response, and we are very close to actually get a much better Europeanized migration and asylum policy. Third, we can't do this without our partners in third countries. Working with countries of transit and origin is of the utmost importance, and this is where we are stepping up right now. Thank you. Allora, per concludere, un grande ringraziamento va a tutti coloro che lavorano qui al governo italiano. Sono particolarmente colpita da come viene gestito il fenomeno qui e dall'Italia in generale. Grazie a tutti coloro che lavorano qui. Seconda cosa, non siete soli. Si tratta di un fenomeno europeo e siamo qui per dare una risposta a questo problema di immigrazione e asilo che è europeo. E poi la terza cosa importantissima è che non si può andare avanti senza collaborare con i paesi di origine e di transito. Grazie. Thank you, Commissioner. Ci sono delle domande per la commissaria, quindi ok? Now, question for the European Commissioner. Please. Buongiorno, Alessia Camito, La Repubblica. La mia domanda riguarda la Tunisia, che per molti paesi membri è paese non sicuro. Che tipo di accordo e che tipo di collaborazione si immagina? Quali sono i contenuti del memorandum e quali le richieste del Presidente Saleh? Grazie. With Tunisia, I want to talk about Tunisia. I work for the Daily Repubblica. For many, Tunisia is considered not a safe country. What kind of cooperation have you imagined in the Memorandum of Understanding
what kind of cooperation with President Zaev. Yes, thank you. You missed something on the question. Ho dimenticato qualcosa. Quali sono le richieste del Presidente Zaev? Oh, what are the requests by President Zaev? So, first, Tunisia has been, for a very long time, a very close partner to the European Union. And, of course, there are also some challenges, but I think we are very grateful for the cooperation with Tunisia, and we would like to strengthen and deepen the cooperation. I was in Tunis just after Ramadan, in the 27th of April, and I reached a good agreement with the Tunisian government when it comes to migration. And that concludes that we will be able to support Tunisia when it comes to building better capacity for the reception and the protection of asylum seekers, that we will support those third country nationals in Tunisia that would like to return voluntarily to their country of origin. I met with IOM, who just told me that the request demand has been growing. We will support Tunisia when it comes to protecting their borders, but also in the capacity of the prevention of the irregular departures. We will intensify our cooperation when it comes to fighting the smugglers. So that's why we'll negotiate an agreement with Europol and with Eurojust to be able to have joint investigations team and to be able to exchange data, because we know that many of the migrants that are responsible for sending people here are not coming with the boats. They are still in Tunisia, or maybe somewhere else, because an international thing. And we have agreed that Tunisia should step up when it comes to take back their citizens that are not allowed to stay in the European Union, and that we should support with reintegration measures. And I think this is a good example of a comprehensive approach in the cooperation on migration. La Tunisia è un partner molto vicino, perché insieme a noi affronta le sfide. Siamo molto grati per la collaborazione che ci offre. Mi sono recata in Tunisia il 27 aprile scorso al termine del Ramadan e ho visto come hanno reagito ad una proposta di accordo con il governo tunisino. Stiamo lavorando al miglioramento della capacità della Tunisia e lavorare con paesi terzi e con a lavorare con quei cittadini che provengono da questi paesi terzi. L'OIM mi ha fatto sapere che c'è una crescente richiesta di rientri nei paesi di origine. Dobbiamo migliorare la capacità di prevenzione e di respingimento dei migranti che provengono da altri paesi in Tunisia, e dobbiamo lottare insieme a Europol e Eurojust contro i trafficanti di esseri umani. E abbiamo convenuto con la Tunisia che dobbiamo migliorare sempre di più la nostra collaborazione. So this is the answer on the migration. I think it's a comprehensive way to deal with migration. It's fighting the smugglers, it's building the better capacity, and it's also dignified and effective returns. When the president with the two prime ministers was in Tunisia, of course they also discussed a broader partnership with Tunisia, as we always do with our partners, and that covers also other things that will be part of the memorandum of understanding that is being negotiated right now. Naturalmente questo accordo sarà un accordo omnicomprensivo che
si rivolgerà soprattutto alla lotta contro i trafficanti, nel miglioramento delle capacità della Tunisia e anche per consentire un rientro dignitoso dei cittadini di paesi terzi ai paesi di origine. E stiamo lavorando affinché questo memorandum di intesa sia un memorandum che abbraccia naturalmente non soltanto questi temi, ma anche aspetti che si rivolgono ad altri settori. Okay, thank you. Now we have another question for the commissioner. Salve, Manuel Lazzarello, Adine Cronos. L'ultimo Consiglio europeo è saltato l'accordo sui migranti, soprattutto ci sono stati i no della Polonia e dell'Ungheria. Come pensate di andare avanti e di convincere questi paesi ad accettare la redistribuzione? E se pensate di raggiungere un accordo prima delle prossime europee? Adine Cronos is the belonging of the journalist. Okay, so at the last Justice and Home Affairs meeting, you received a decided no from Poland and Hungary. How do you think you're going to come to the relocation of migrants with these no's coming from these two countries? Yes, I'm very satisfied with the outcome of the Justice and Home Affairs Council. We reached a very solid majority. I know that there's been a lot of guessing that it's going to be impossible to find a solution, it's going to be impossible to find a compromise, but at the end we find a compromise with a very solid majority, and I think that was a big success. Only two countries voted against, and I should say that this is normal. It's very seldom in the council decisions that requires a qualified majority that we will have all member states voting the same. So that means that migration now is being more normal. Siamo molto soddisfatti dai risultati della riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Abbiamo raggiunto una maggioranza solida e questo è molto importante. Molti dicono è impossibile adesso raggiungere un compromesso. In realtà è stato un grande successo il fatto che ci siano soltanto due paesi che si sono espressi contro quello che veniva proposto, e ciò è normale perché non esiste mai che di fronte a una proposta si raggiunga la maggioranza totale dei sì. And it happens every week in the democratic process in the European Union that some member states vote against, but there is a majority and the legislation is approved. And then, of course, everybody has to comply with the legislation. So this is the normal thing. Even if you was not the one who voted yes, you have to comply with the legislation. But it's also important to say that in the proposal, in the general approach from the Council, relocation is not mandatory, but solidarity is mandatory. It's also in their compromise that if a country is under pressure, like Poland with 1 million Ukrainian refugees, that could be a reason not to be part of the mandatory solidarity towards another member state that is under pressure. But this now needs to be negotiated also with the Parliament. Ogni settimana succede che quando si vota una legislazione ci siano dei no, si ricevano dei no. Ma l'importante è che la maggioranza sia solida ed è la maggioranza che ha approvato questa legislazione che poi deve essere seguita da tutti. La proposta prevede che ci siano ricollocamenti ma che non siano obbligatori, però ciò che è obbligatorio è la solidarietà, quella sì. E bisogna essere lì quando
un paese è sotto stress, come è successo con la Polonia. Grazie. L'ultima domanda. Gabriele Rubello, PG2 RAI. Vorrei un approfondimento su quest'ultima risposta che ha dato. In passato sono stati raggiunti a livello europeo degli accordi per la redistribuzione che sono stati non applicati dai paesi che si erano impegnati a recepire, a prendere i migranti nei loro territori nazionali. Ora io vorrei chiederle, signora commissaria, se non c'è un rischio che questo mancato rispetto dell'accordo possa di nuovo verificarsi. Grazie. TG2 from RAI. I would like you to go into details about the agreements on this last part that you touched upon, that is a relocation. In the past, we saw some countries that had pledged relocation, but then did not apply. Is there a risk of some countries pledging and not complying with it? No, this is the great achievement with the general approach in the Council, that member states have now agreed with a broad, solid majority that solidarity is mandatory. The relocation we have experienced right now is totally voluntary, but in this, solidarity is mandatory in law. That means that the Commission has other tools to really make sure that this is implemented instead of totally voluntary. And if those member states that do not choose to do relocation, they have to do other things. For example, paying money that could be used for other important issues in the member states under pressure or in third countries. So this is it's a totally new situation with the agreement where we have a solid base in legislation to do this. So this is the big achievement. But also, I would like to say, we also learned some lessons while implementing this voluntary relocation. We have seen a lot of obstacles and very slow processes. And this is, of course, lessons learned that we will now take into account. In realtà si tratta di un grande risultato, che è quello della solidarietà, che è resa obbligatoria dalla legge, dalla legislazione che abbiamo varato, e quindi dà alla Commissione uno strumento nuovo. Se a qualche paese non si adopera nei ricollocamenti, deve pagare non soltanto ai paesi che sono sotto pressione, ma anche ai paesi terzi. Abbiamo visto, abbiamo imparato dal passato che tutto ciò che è su base volontaria è difficile da raggiungere, ma si tratta di processi lenti ma sicuri. Grazie, passiamo alle domande per il Ministro. Sì, Stefano Corradino, Rai News 24. Ministro, sappiamo tutto o quasi degli arrivi in Italia, dei migranti. Vorremmo sapere qualcosa di più circa le modalità e le prerogative sui trasferimenti nelle varie regioni italiane e anche sulle modalità e le tempistiche invece dei rimpatri. Guardi, noi abbiamo un sistema consolidato di arrivi di distribuzione sul territorio nazionale, per la parte che riguarda l'accoglienza. Ultimamente stiamo rivedendo che criteri lo faremo insieme ai presidenti delle regioni, facciamo un accordo con i prefetti, sono criteri che incrociano poi i dati riguardo la popolazione residente e altri dati. Per quanto riguarda i rimpatri, complessivamente mi consente di fare una premessa. Noi, soprattutto ecco, a partire da quello che si vede qua oggi, mi fa piacere che sia avuto il Comitato europeo, un tangibile miglioramento anche proprio dalla logistica e dalla gestione, credo anche voi l'avete visto rispetto al passato, e conseguenza già dei provvedimenti che ha adottato il governo con il decreto legge approvato a Cutro.
with the decree of asilo, and also the agreement that we reached in Luxembourg. Nei paesi di primo ingresso le regine si possono creare degli hotspot di prima gestione del fenomeno dove realizzare le procedure accelerate di controllo. Sono già contenute nel decreto approvato a Cutro, saranno rafforzate con il patto migrazione asilo, partiremo tra un esetto già poste con la prima localizzazione di un luogo dove fare queste procedure accelerate di frontiera. Proseguiremo le strutture che vanno create anche ad oltre che riconvertite quelle attuali, quindi vanno create se ci vuole tempo, ma insomma noi prevediamo che il rapporto che lei giustamente mi pare del capito focalizza tra distribuzione regionale di impatto, insomma, ci sia un beneficio rispetto al prima, insomma, che ci sia una non necessità di distribuzione sul territorio nelle regioni, attingendo sempre più nel tempo, ovviamente, quindi saranno il miglioramento del sistema dei impari. Segnaliamo che noi già quest'anno, un timido, timido, modesto segnale di miglioramento dei rimpatri, abbiamo già dopo i primi 6 mesi un incremento di circa 600 persone in più rispetto all'anno precedente. Quindi attraverso la realizzazione di questi principi, insomma, che sono stati previsti nel normativo, di rendere sempre più efficace il sistema dei rimpatri nella logica che si diceva che della migrazione è quella complessa, prevede quello che lei cita a proposito di riguarda quella che è l'accoglienza, il diritto di asilo, insomma, le condizioni legali per poter prendere il resto che dobbiamo affrontare di rimpatriare chi non ha titolo e rimpatriare those who are not entitled. Nuovamente anziani della Repubblica sempre sulle accelerate procedure of repatriation. Che tipo di personale pensate di dedicare a questo tipo di procedure? Che budget per i rimpatri? Are you going to employ what kind of budget do you have? And Lampedusa will be one of the centers. Another hotspot, maybe? 4 domande. We have 4 questions. Va bene, va bene. E no, non ci sono modificazioni sostanziali rispetto a come sono gestiti adesso i centri del votato che già esistono in città. Ci saranno essenzialmente personali come forze di polizia che esprime la specialità su questa materia, ma c'è un concorso anche delle forze di polizia come. Sì, sì, certo. Noi abbiamo fatto come appunto, lei credo faccia riferimento all'incontro, un primo incontro di orientamento che abbiamo fatto con il ministro Nordio per adeguare la localizzazione di questi centri che immaginiamo di realizzare e rafforzare sul territorio con quella che era necessaria organizzazione giudiziaria, che sono dei luoghi a pari di quello che viene adesso dove va garantito anche i diritti delle persone che saranno trattenute, anche quello di accedere al sistema giurisdizionale. Quindi è un primo incontro che abbiamo fatto l'altro giorno, ci saranno, vedremo la possibilità o di adeguare oppure di scegliere i luoghi in connessione alla presenza di uffici giudiziari già strutturati oppure di fare ricorsi in alcuni casi, anche le tecnologie ormai in uso del sistema giudiziario, che sono i ricorsi di videoconferenze, vediamo, sicuramente non defletteremo rispetto a quello che sarà il riconoscimento, cioè la garanzia di quelli che sono i diritti delle persone, Lampedusa, vediamo adesso, Lampedusa è un luogo di prima accordo, come io dico sempre a tutti, semplicemente la sindaco di Lampedusa fa costantemente, per esempio io apprezzo e condivido quello che ci presta sul fatto che Lampedusa è un luogo di prima frontiera, quindi diciamo il rapporto di Lampedusa con l'Italia è quello che l'Italia ha con l'Europa, è un luogo di prima frontiera. Continuamente segnalare la sofferenza dell'isola e dell'uomo, quindi questo è un posto dove le persone comunque arrivano e quindi stiamo ragionando, quindi adesso è strutturato come hotspot con tutto quello che vediamo, se il futuro possa essere, dovremo vedere, perché chiaramente la funzione di hotspot è ineliminabile per gli arrivi che comunque it has to remain hotspot because of the arrivals, because they come autonomously. Vediamo, insomma, io tendenzialmente mi immagino che avrà sempre questa vocazione di luogo di primo approdo, da come succede che sia visibile adesso da
svuotare, diciamo così, alleggerire in tempi sempre più brevi attraverso le operazioni di trasferimento in altri luoghi. Se avessi controcorrente media, se il ministro, i migranti non possono essere trattenuti nei CARA, l'abbiamo documentato, l'articolo l'antedumbre, nei CARA, nei centri d'accoglienza, ma anche negli hotspot, arrivano poi, prendono il via da attraversare le Alpi. La Francia continua ogni giorno a rimandarli indietro, si parla tanto di solidarietà, vengono respinti, dormono sotto i ponti, dormono nelle stazioni, c'è un problema di ordine pubblico e di sicurezza. Come pensate di gestire la cosa? Ma i problemi di ordine pubblico e di sicurezza prescindono dal rapporto con la Francia. Con la Francia noi abbiamo un rapporto profondo e strutturato di gestione della frontiera interna, abbiamo con la Francia, con la Slovenia, con la Svizzera, con l'Austria. Esistono delle procedure, delle regole che disciplinano la gestione delle frontiere. È noto a tutti che in gran parte c'è una vigilanza proficua, però in gran parte passa moltissimo, diciamo, lo vediamo dalle procedure di Dublino. Comunque in generale, non è solo questo fenomeno, ma in generale il fenomeno dell'immigrazione culturale che ha sicuramente dei riflessi di ordine e sicurezza, a prescindere dalla Francia, da coloro i quali in qualche modo sono interessati al transito al confine con la Francia. Noi si è detto in apertura che noi riteniamo che il primo obiettivo che comunque dovremo raggiungere col tempo, anche per quello che stiamo dicendo qui, anche il patto migrazione asilo, credo l'abbia detto in qualche modo anche la commissaria Reza, sarà quello di fare molti diplomatici regolari, quando prima si riducono fortemente o addirittura si quando noi diciamo di umanità nell'accoglienza, nella gestione, nel riconoscimento, non significa che abbiamo abbandonato quello che dico, anche proprio nella considerazione quello che dico. L'immigrazione incontrollata, quindi non assoggettata delle regole che possano fare in modo che quelli che sono il riconoscimento di giusti diritti di asilo e quant'altro, perché il titolo sia il paravento, diciamo, del quale poi si possono nascondere anche altri fenomeni. Ecco, finché noi non avremo messo sotto controllo questo, sicuramente sarà anche un problema di sicurezza del mondo. It will be a problem of security if we don't do so. Thank you. Grazie a tutti, grazie Iva. Volete una foto? Facciamo una foto.